Ho conosciuto Novello Giardini perché stavo realizzando questa villa e avevo bisogno di un giardino. Avevo anche contattato altri, poi ho visto la sua pubblicità su delle riviste, mi è piaciuta abbastanza. Poi Novello mi ha contattato un paio di volte, mi è sembrata una persona molto chiara, pulita sulle cose, era molto chiaro. Dopodiché mi ha presentato il suo materiale pubblicitario. È venuto qui, non c'era niente, c'era un prato, un cantiere aperto, dove Marino Novello mi ha proposto un filmato dove poteva realizzare un giardino come io non avrei mai pensato. Invece lui l'ha potuto fare e qui realizzato da vedere. A questo punto, visto il filmato pubblicitario che lui mi ha proposto con la sua equipe, e devo dire anche questa molto brava e molto professionale, naturalmente io e la mia famiglia non credevamo che potesse realizzare così e devo dire che quello che avevo visto oggi ce l'ho realizzato. E devo aggiungere, c'è da dire che Novello, poi io l'ho contattato e confermato per realizzare il giardino, ma nella realizzazione del giardino ha dato suggerimenti a me, a mia moglie e allo stesso architetto, per esempio di questa scala di entrata che era diversa e che è riuscita molto bene grazie a lui, legando la villa, la scala, il giardino, la piscina, tutto l'insieme con quanto ha dato lui, e ci siamo avvalsi dei suoi suggerimenti molto utili e molto importanti. Secondo me, oltre che a realizzare giardini, ha un'impronta di architettura molto notevole sulla casa che poi piaceva a me, col mio architetto, legata all'ambiente, inserita nell'ambiente, pur essendo molto grande, non dà fastidio, anche illumina, e lui ha partecipato anche a questo. Quindi devo dire un ottimo specialista, un ottimo architetto, e non solo su giardino, ma anche su tutto l'insieme di una villa. Non posso dire che essere contento e ripeto ancora una volta che lui ha realizzato un sogno, una cosa che era quasi impossibile per me e per la mia famiglia immaginare e pensare. Devo aggiungere che il signor Marino Novello ha avuto questa idea di recuperare tutti gli scarti e i tagli dei blocchi di marmo che abbiamo utilizzato nella casa, anziché mandarli in discarica. E il progetto del mio architetto era per un muro e poi con un'edera, con un rampicante coprirlo, ha realizzato questo con una sua brillante idea di appoggiare tutte queste piastre sgrossate dei primi blocchi di marmo, realizzando una cosa naturale. Trovando già dei pezzi di roccia che erano esistenti, ha realizzato anche questo. Anche questa io penso che sia un'idea quasi unica e questo si deve alla genuinità, all'inventiva, all'estro che il signor Novello mette in ogni sua realizzazione.